Kevin, perché ti accolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Per Dio. È così, per Dio. Beh, Kevin, lascia che ti dia qualche piccola informazione confidenziale riguardo a Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Pensaci un attimo. Dio concede agli uomini gli istinti. Ti concede questo dono straordinario e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta? Non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro per seguire le sue regole perverse, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate. Perché è un gran sadico, è un moralista, è un padrone assenteista, ecco che cos'è. E uno dovrebbe adorarlo? Mai! Allora è meglio che venga all'inferno che servire al paradiso. Non è così, papà? Perché no? Io sto qui con i piedi ben piantati nel terreno e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava sapere quello che lui desiderava e non l'ho mai giudicato per questo. E sai perché? Perché io non l'ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista, forse l'ultimo degli umanisti. Chi sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, ogni cosa, tutto mio. Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo, è il nostro tempo.